Buonasera e benvenuti, benvenuti a tutti. Anche stasera siamo in procinto di effettuare un altro corso di formazione. Stasera replicheremo il corso che abbiamo fatto, che abbiamo svolto ieri a Reggio Emilia. Siamo a Parma. Questo corso sarà ancora più ristretto perché prevederà la presenza solo di soci, pochi soci, quindi a porte chiuse. E infatti stiamo sperimentando un orario un po' diverso per prendere diverse fasce orarie. Domani faremo il corso autostima e gestione delle emozioni sempre qui, quindi lo replicheremo però dalle 19:30 e sarà a porta aperta, il corso è al completo. Giovedì lo replichiamo a Bologna e anche lì stasera chiudiamo le iscrizioni, ma siamo già oltre, over. Vedremo in quanti confermeranno. E venerdì iniziamo a fare delle riunioni su come lanciare il prossimo anno il corso online per sviluppare il business online. Sì, perché vogliamo ampliare gli argomenti che trattiamo, vogliamo iniziare a parlare di che cosa? Di come applicare poi tutte queste competenze, come adesso parleremo di intelligenza emotiva, che ci servono, che sono indispensabili per raggiungere il successo nella vita. Quindi oggi tantissime opportunità lavorative si possono spostare online. Quindi è molto importante riuscire a portare informazioni essenziali che ti possono portare, senza le quali tante persone si faranno male, perché online non è una cosa semplice, non vuol dire mettersi sotto una palma e aspettare i soldi, insomma, non vuol dire tanti luoghi comuni che ci sono, non sto qui a spiegare. Comunque ci impegneremo perché da gennaio lanceremo anche noi un insieme di corsi proprio su quel settore. Ma stiamo sul pezzo, intelligenza emotiva, che cos'è? A cosa serve? Ne avete mai sentito parlare? Allora, intelligenza emotiva, vediamo se riesco a scrivere così, magari mi seguite un po' meglio. Abbiamo il pennarello verde, usiamo il pennarello verde. Perché no? Qualcuno ne ha mai sentito parlare? Vediamo anche se magari scrive. Si legge? Bene, allora un insieme di capacità. Praticamente ci sono stati degli psicologi e sociologi, tra quali Starber e Salowy. Adesso permettetevi di pronunciarle anche in modo non corretto, però. E poi questo concetto è stato ripreso da Daniel Goleman, che ha scritto un libro che vi consiglio di leggere perché vi garantisco che è veramente da studiare quel libro lì. Intelligenza emotiva è stato pubblicato nel 1995 di Daniel Goleman. Leggetelo. Non ci guadagno un euro, ma leggetelo perché è per voi. Allora, un insieme di caratteristiche che questi psicologi hanno racchiuso in questo concetto per ampliare il concetto di quoziente di intelligenza, quindi per renderlo più ampio, e per andare a capire quali sono le caratteristiche che portano le persone a fissarsi un obiettivo e a raggiungerlo nonostante le difficoltà. Quindi questi psicologi, questi sociologi, hanno fatto studi e hanno determinato cinque caratteristiche fondamentali. Quindi se tu hai un quoziente di intelligenza molto elevato, non è detto che tu riesca a raggiungere i tuoi obiettivi in qualsiasi ambito. Perché? Perché prova a pensare anche a una persona che ha un quoziente di intelligenza molto alto, però dobbiamo sapere che il quoziente di intelligenza non ha nulla a che fare con la sfera emotiva. E allora persone molto intelligenti possono anche rivelarsi ottuse, antipatiche, non capaci di gestire la tensione, la pressione, l'ansia prima di una scadenza. Quindi proviamo a pensare che noi ci fissiamo degli obiettivi. Questi obiettivi sono chiaramente
non sono alla portata di mano, e quindi ci vorrà del tempo e della fatica. Magari avremo anche delle pressioni esterne, e se noi non riusciamo a gestire le pressioni, proprio nei periodi in cui il quoziente di intelligenza che abbiamo, che magari è anche elevatissimo, ci serve maggiormente, allora tu non riuscirai a sfruttare quel quoziente di intelligenza, quindi quel potenziale. Ti faccio un esempio. Se tu hai un particolare talento nella matematica, però la notte prima non riesci a dormire perché ti frantumi dalla pressione, e il giorno dopo non hai le risorse per andare a gestire e a sfruttare e a concentrarti, a pensare lucidamente per sfruttare il tuo potenziale, il tuo quoziente di intelligenza. La stessa cosa con altri talenti particolari. Se tu sei uno sciatore fantastico, straordinario, ma non riesci a gestire la pressione della competizione e della gara, capirai bene che il tuo talento, messo sotto pressione, svanisce. Quindi questi psicologi hanno determinato che la prima competenza fondamentale per riuscire ad avere successo nella vita è... La scrivo. Autoconsapevolezza. Spero che si legga. Autoconsapevolezza. Che cos'è? È la capacità di riuscire a riconoscere le emozioni che io provo nel momento stesso in cui le provo. Quindi non un minuto prima, non un minuto dopo, ma nel momento stesso in cui le provo, riesco a capire se sono agitato, se sono sereno, se mi sto rimuginando su un pensiero che mi crea stati d'animo che non vanno bene per la situazione che io dovrò andare a vivere, se magari ho avuto da ridire con una persona e questa discussione mi ha lasciato magari un amaro in bocca e mi impedisce di creare e iniziare un nuovo progetto. Quindi la consapevolezza ti fa capire, guarda che se tu non cambi questo stato d'animo non riuscirai ad avere a usare le tue risorse nel progetto nuovo. Quindi essere consapevoli di ciò che proviamo nel momento stesso in cui lo proviamo. Primo. Perché dovrei essere consapevole? Secondo questo gruppo di sociologi e psicologi, per riuscire poi a avere autocontrollo. E non lo so, non scrive neanche il pennello verde, adesso prendimi autocontrollo, riuscite a vedere? Perfetto. Perché è importante questo? Perché una volta che io riconosco la mia emozione, posso andare a gestirla. Che cosa voglio dire? Quindi cosa voglio dire? Scusate, ho messo giù una chiamata. Che se io sono troppo tenue, ho dei sentimenti che sono troppo tenui rispetto alla situazione che sto vivendo, o magari sono troppo intensi o persistenti, cosa vuol dire? Che durano troppo a lungo. Provate a pensare se un'emozione provocata da un evento durasse anche quando questo evento finisce, a prescindere da quello che succede da lì in avanti. Questa emozione mi creerebbe diversi problemi. Ok? Quindi andare a controllare le emozioni, attenuarle, quindi calmarle, se non sono proporzionate alla situazione, oppure esaltarle un pochino, ampliarle. Benissimo. Ecco qua. La terza competenza è... Cambiamo colore, nero perché il pennarello verde ci ha abbandonato. E l'auto motivazione. Perfetto. L'automotivazione a cos'è che mi serve? Quindi dalla prima riconosco i miei sentimenti nel momento stesso in cui li provo per andarli a proporzionare alla situazione. L'automotivazione mi porta a fare che cosa? A rinviare un impulso nel breve termine per riuscire a conquistare un obiettivo nel lungo termine. Cosa voglio dire? Se tu ti devi allenare in palestra e sai che dovrai fare 2 o 3 mesi di sacrifici, allora l'automotivazione che ti permette di continuare a perseverare in palestra e di continuare a fare questi sacrifici in vista
dell'obiettivo lontano. Quindi anche se tu sei stanco, vai in palestra grazie alla tua automotivazione. Cioè, nel momento di frustrazione io penso al mio effetto che voglio ottenere, al mio obiettivo che voglio raggiungere, piuttosto che andare a focalizzarmi sulla mia stanchezza. Quindi la terza capacità è fondamentale per raggiungere obiettivi nel lungo periodo. Quindi riesco a mantenere il focus sullo scopo, nonostante le difficoltà. Mantenere alto il senso dello scopo, nonostante le difficoltà che affronto nel breve termine. Quando riesco a fare questo, quindi questi sono personali, puoi andare a lavorare sugli altri. Perché non potrai mai riuscire a ottenere qualcosa di molto importante se non creerai un team, se non avrai il sostegno a casa, quindi se non riuscirai a relazionarti in modo costruttivo e forte con le altre persone. Quindi la quarta capacità dell'intelligenza emotiva è l'empatia, ovvero riuscire a riconoscere le emozioni delle persone con le quali io mi sto relazionando. Quindi vado a fare praticamente quello che ho fatto su di me, sulle altre persone. Quindi riconosco le loro emozioni per fare che cosa? Per andare a influenzarle attraverso le abilità comunicative relazionali. Quindi riuscire a le emozioni per andare a controllarle, riuscire a focalizzarmi sull'obiettivo nonostante le difficoltà e andare a farlo con le altre persone, andando a riconoscere le loro emozioni, per influenzarle e indirizzarle dove è più comodo per la squadra, per raggiungere l'obiettivo del gruppo, della famiglia o della relazione stessa. Quindi adesso in questo breve video vi ho mostrato molto velocemente quali sono le caratteristiche che hanno portato al successo tante persone da situazioni veramente difficili, non dette da me, ma da un gruppo di psicologi che ha ampliato il concetto di quoziente intelligenza. Vedete, l'intelligenza emotiva è un insieme di capacità fondamentali che sono quelle che vi ho appena elencato e spiegato, e i nostri corsi sono proprio basati sull'andare a implementare e spiegare questi concetti in modo pratico e costante. Nel senso che se tu un concetto lo studi 2 o 3 anni, se io non avessi ricorrentemente riguardato i concetti che ho studiato 2 o 3 anni fa, capite bene che te li dimentichi, non riesci a metterli in pratica. Quindi se tu dei concetti non ci credi, gli automatismi, non li rivedi da punti di vista diversi, allora sarà veramente difficile che riuscirai poi a metterli in pratica. Bene, mi stanno chiamando, quindi non riesco a continuare il video. Lo faremo un po' più breve, ma sicuramente o domani o dopodomani farò un'altra diretta, perché domani, prima del corso che terremo sempre qui a Parma, e giovedì saremo a Bologna, quindi io mi sono ritagliato una mezz'oretta per riuscire ad allenarmi a fare dirette. Come vedete, mi ci sono volute una decina di dirette per riuscire a trovarmi a mio agio, più o meno. Si può sempre migliorare, però va bene, perché il prossimo anno mi interessa, perché il prossimo anno questa tenere le dirette sarà un tassello fondamentale per lanciare un altro progetto sul quale stiamo lavorando. Bene, dalla Warriors Project è tutto e ci vediamo nei prossimi video. Continuate a seguirci. Ciao!